Pace e bene a tutti nella divina volontà. Ecco, ringraziamo proprio Gesù della sua presenza e vogliamo proprio consacrare tutta questa predicazione, tutti i frutti, proprio al cuore immacolato di Maria, perché lo Spirito Santo scenda senza misura proprio, sia sulle persone che stanno ascoltando, su quelle che ascolteranno. Allora proprio insieme vogliamo pregare con fede. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, chiediamo proprio che i nostri angeli custodi possano aprire la nostra mente e il nostro cuore proprio alla parola che guarisce. Nella Bibbia si dice proprio li guarì attraverso la parola. Chiediamo che questa parola, dovunque arrivi, possa guarire nel nome di Gesù. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fu affidato dalla pietà celeste. Amen. Padre, nel nome di Gesù, fa che lo Spirito Santo restauri in noi ogni cosa secondo la divina volontà. Ecco, cari figli e figlie di Dio, questa sera ci metteremo proprio in ascolto dello Spirito Santo, perché lui proprio desidera, proprio mi ha ispirato di parlare in particolare di una cosa. Allora, in questo momento potrebbero stare in ascolto persone che sono particolarmente felici, persone che invece sono in una situazione che sembra senza via d'uscita, persone magari che hanno dei problemi, che ne so, chiamati ordinari, no? Magari delle preoccupazioni ordinarie, oppure ci possono essere persone che possono avere invece problemi ancora più profondi, problemi magari anche diabolici. Allora, qualunque sia il tipo di persona che sta ascoltando, se adesso ci fosse ogni persona di qualunque tipo di sofferenza, sofferenza spirituale, sofferenza psicologica, sofferenza fisica, e cosa ci direbbe lo Spirito Santo per uscire dalla schiavitù in cui ci possiamo trovare e poter ricevere pienamente la benedizione del Signore Gesù, per poter stare bene e operare sempre il bene, proprio come ci chiede Cristo e la Santa Madre Chiesa. Allora, partirò da alcuni brani veramente molto molto brevi e nello stesso tempo potentissimi. E il primo brano che prendo è dal libro dei Proverbi, Proverbi 17:22. Sentite cosa dice. Proverbi 17:22. Un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito depresso inaridisce le ossa. Lo ripeto perché è veramente incredibile. Un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito depresso inaridisce le ossa. Ecco, quindi la prima cosa che lo Spirito Santo direbbe a questa persona è: tu pensi che per guarire magari la prima cosa che devi fare, no? È semplicemente, che ne so, andare dal medico, prendere le medicine, cose tutte che la Chiesa ci insegna e si fanno. Ma se vi ricordate, nella Bibbia si dice: prima di andare dal medico, prega. E San Giacomo dice: chi sta nella sofferenza
preghi. Perché, pur consigliando i medici, le medicine e qualunque terapia accettata da Cristo e dalla Chiesa, perché prima di tutto lo Spirito Santo attraverso la Scrittura ci dice di vedere come sta il nostro cuore, cioè dice di aprire il cuore alla preghiera. Perché questo passo ci aiuta proprio a capirlo: un cuore lieto fa bene al corpo, un cuore depresso, uno spirito depresso inaridisce le ossa. Allora, noi pensiamo che la guarigione a volte possa in qualche modo andare soltanto da, che ne so, da fuori, uno si prende le medicine e guarisce pure dentro. Invece la Bibbia ci insegna che la prima cosa da curare è il cuore. E come sentite qui, curare il cuore fa bene anche al corpo. Un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito depresso inaridisce le ossa. Allora, adesso immaginiamo proprio che alcune persone in particolare stanno ascoltando e hanno bisogno in maniera speciale di questa parola. E come fare a rimettere a posto un cuore? Magari chi sta ascoltando ce l'ha già un cuore nella gioia, nella pace, quindi alleluia, ringraziamo Dio. E quello che dirò servirà perché questo cuore rimanga sempre più saldo nella pace e nella gioia, no? Vi ricordate le promesse del Sacro Cuore? Dice, consolerò tutte le vostre pene. Chi è peccatore si convertirà, chi è, diciamo, in cammino diventerà più perfetto, chi è perfetto verrà confermato e diventerà sempre più, sarà sempre sulla via della santificazione, no? Ma ecco, allora, prima cosa, qualunque sia il tuo dolore, qualunque sia la tua situazione, guardati dentro nella certezza che Gesù è con te e ti vuole aiutare, e la prima cosa che devi è rimettere nella pace, rimettere a posto il cuore, perché quello farà bene a tutto il resto. Farà bene al tuo corpo, farà bene alle relazioni familiari che magari in questo momento sono brutte, farà bene al tuo rapporto con Dio, farà bene al tuo rapporto con te stesso, farà bene a tutto e a tutti. Allora, il cuore è un po' come uno strumento musicale, no? Allora, se io praticamente ho una chitarra, che cosa devo preoccuparmi prima di tutto? Non devo preoccuparmi quante persone sono sedute in sala per ascoltarmi, oppure quanti dischi venderò, quante no, prima di tutto devo assicurarmi che la chitarra funziona bene. Così, prima di qualunque altra cosa, io devo veramente prendermi cura del mio cuore, perché se non funziona bene il cuore, tutto il resto praticamente rischia di essere ferito, rischia di essere amareggiato, rischia di essere avvelenato. Gesù nel Vangelo dice: non quello che entra nel corpo rende impuri, ma quello che entra nel cuore. A volte noi siamo tanto preoccupati perché magari abbiamo ricevuto, che ne so, un maleficio, una maledizione e cose molto brutte, per cui già ho detto come affrontarle, la Chiesa ci insegna senza che mi ripeto. Ma ricordiamoci sempre che il maleficio non entra dentro il cuore, la maledizione non entra dentro il cuore. Quindi quello che entra dentro il cuore ti fa molto più male di qualunque maleficio, di qualunque maledizione e di qualunque cosa che può attaccare in particolare il tuo corpo o che attraverso il corpo cerca di attaccare magari anche l'anima. Allora ecco, questo è fondamentale. Se tu cerchi la vita, la vita la troverai dentro il tuo cuore. E adesso ti leggo un passo che conferma pienamente quello che ti dico. Proverbi 4, 23. Dice: ti
più di ogni cosa, quindi sottolineato, più di ogni cosa, più, quindi più di qualunque altra cosa, più di ogni cosa degna di cura, custodisci il tuo cuore, perché da esso sgorga la vita. Più di ogni cosa degna di cura, custodisci il tuo cuore, perché da esso sgorga la vita. Se tu cerchi la guarigione, se tu cerchi la liberazione, se tu cerchi la santificazione, più di ogni altra cosa degna di cura, custodisci il tuo cuore, perché da esso sgorga la vita. Perché da esso sgorga la vita? Perché quello che ci guarisce, chi ci guarisce è Gesù. E Gesù, la Santissima Trinità, quando un'anima è in comunione con Dio, quando è in grazia in maniera proprio specialissima, ha la presenza di Dio dentro di sé. Quindi dentro il suo cuore trova la vita, cioè trova Gesù. Gesù te lo dice: io sono la vita. E se Gesù è dentro di te ed è vita, vivificherà la tua mente, il tuo corpo, l'anima, i sensi, i centri nervosi, cioè da dentro Dio farà scaturire un fiume di acqua viva. Infatti la Bibbia dice: dal cuore di colui che crede fiumi d'acqua viva sgorgeranno. Dal cuore di colui che crede fiumi d'acqua viva sgorgeranno. Ecco, questo è fondamentale. Dal cuore di colui che crede. Quindi il Signore ci rivela che per guarire il cuore la prima cosa è credere. Ma credere in che cosa? In chi? Credere in Gesù Cristo e in tutto quello che Lui ci insegna attraverso Cristo e la Chiesa. La prima guarigione, il modo per accordare la chitarra, come la chitarra si accorda in base agli spartiti e si vedono le note e si vede che la chitarra è accordata in qualche modo, no? E così strumenti musicali, così il cuore si deve accordare sulla scrittura e sugli insegnamenti della Chiesa. Più di ogni cosa degna di cura custodisci il tuo cuore, perché da esso sgorga la vita. Come da un cuore che accetta cose cattive dentro di sé sgorgerà poi qualcosa di cattivo, così da un cuore che accetta la vita, quindi accetta quello che dice Gesù e la Chiesa, poi sgorgerà fiume d'acqua viva. Gesù nel Vangelo dice: un albero buono produce frutti buoni e non può produrne di cattivi, come un albero cattivo non può produrre frutti buoni. Quindi, ma quando è che un cuore è cattivo e buono? Un cuore è buono quando accetta di accogliere Dio solo che è buono, dice la Scrittura. E allora Dio presente in quel cuore rende il cuore buono e da quel cuore sgorga la vita, che sarà una benedizione su tutte e su tutti. Ma se tu nel cuore accetti cose contrarie a Gesù e agli insegnamenti della Chiesa, soprattutto se sono cose gravi, il tuo cuore verrà in qualche modo ferito, verrà in qualche modo inaridito, e quello che verrà fuori dal tuo cuore, dai tuoi pensieri, dalle tue parole, dalla tua vita, farà male a chi ti sta intorno, ma anche a te stesso. Quindi, la prima cosa che ti devi chiedere quando stai male, la San Giacomo dice: chi sta male prechi. Ecco, la prima cosa da fare quando uno sta male è cercare Dio. Infatti c'è un passo meraviglioso della Scrittura che conferma quello che vi dico, che sta sempre, se mi ricordo bene, Proverbi 28.5, ve lo leggo, allora Proverbi 28.5, e dice: quelli che cercano il Signore comprendono tutto. Quelli che cercano il Signore comprendono tutto. Quelli che cercano il Signore comprendono tutto. Ecco perché San Giacomo dice: quando stai male prega, cioè cerca il Signore, e comprenderai come guarire,
comprendono tutto, dice qui, lo Spirito Santo parla. Quindi comprenderai qual è la via di guarigione per te, comprenderai magari anche perché il Signore può aver permesso questo e qual è la via d'uscita, perché Gesù ricordiamoci sempre che Dio, anche quando ci corregge, ma è sempre per salvarci, per aiutarci, mai per farci perdere. Dio è un padre, non è un orco. Non avere paura di cercarlo. Ti senti così depresso? Cerca Dio nella preghiera e chiedi, Signore, qual è la radice di questa mia depressione? Nell'esperienza dei ministri di guarigione, per esempio, io prendo l'esempio della depressione, ma può essere tante altre cose, a volte una persona può essere depressa, ci possono essere motivi organici, no? Per esempio gli manca la serotonina che si produce nel cervello, e allora prende delle medicine che gli danno quella serotonina che serve e la depressione comincia a migliorare fino ad arrivare a un equilibrio, la persona magari sta meglio e guarisce, no? Quantomeno ecco, sta meglio, insomma, no? Quello è un motivo organico. Ma a volte si è visto che i motivi non sono sempre organici, cioè fisici, mancanza di sostanze, come la serotonina o altre sostanze. Per esempio, a volte ci può essere un peccato grave non confessato. Per esempio, una donna nella sua vita può aver avuto, un qualcosa che veramente non si riesce a perdonare, magari ha compiuto, un adulterio, oppure può essere un aborto, un peccato che non si riesce a perdonare, poi possono essere tanti tipi, solo Dio sa quale possono essere, e vi ho fatto l'esempio l'altra volta, no? L'altra volta vi ho fatto l'esempio che racconta Padre Tardif, quando questa donna, erano quattro anni, che riceveva esorcismi e preghiere di liberazione, ma era una persona che stava malissimo, potremmo dire super depressa, cioè proprio male, no? E da sola non riusciva, sembrava, a trovare una via d'uscita, malgrado aveva una mamma che l'aiutava in tutto, l'accompagnava, cioè una cosa incredibile. Fino a quando capitò Padre Tardif che aveva il dono di cercare il Signore, no? A volte abbiamo bisogno di qualcuno anche magari che lo possa cercare anche per noi, no? E allora lui, quando stava davanti a questa donna, gli dissero che riceveva preghiere di liberazione, esorcismi, ma lui cominciò a pregare in lingua, cominciò a pregare lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo gli diede questa immagine, questa parola, aborto, aborto, aborto. Lui con delicatezza disse: ma per caso nella vostra vita, nella vostra famiglia, c'è stato mai qualche evento traumatico, un aborto? Quando disse questa parola, la ragazza scoppiò in pianto e dopo 4 anni riuscì a dire davanti a lui che lei aveva avuto 2 aborti, aveva fatto, e non era più riuscita a dirlo a nessuno per la grande vergogna e per il dolore, si era paralizzata. E quando questo ministro di Dio ha detto questa parola, lei è scoppiata, da quel momento è stata bene, perché poi lei è andata, si è confessata, il padre Adif l'ha mandata a confessarsi, e praticamente lei è guarita all'istante. Quindi, che cosa è successo qui? Chi cerca il Signore comprenderà tutto. Per te può essere difficile capire, ma se tu cerchi il Signore è pronto a darti la luce che ti serve. Però dobbiamo essere disposti anche ad ascoltare, perché a volte il Signore ci può dare una luce dove appunto ci ricorda una cosa che magari non abbiamo mai confessato, e una cosa magari che c'è bisogno appunto della riconciliazione, no? Ma a volte non è così, magari non c'è nessun peccato. A volte può essere, per esempio, un altro motivo, quello che non riusciamo a perdonare qualcosa. Questo può capitare a volte per cattiva volontà, ma a volte può capitare perché il dolore che abbiamo vissuto, il dolore che è associato a quel ricordo, a quella cosa, può essere così grande
che magari noi vogliamo perdonare, ma quel dolore è come se ci sopraffa, cioè è proprio una cosa che è come se riesce a supera le nostre capacità di sopportazione. E quindi non riusciamo ad essere sbloccati su quel punto lì, perché la ferita non è una ferita, è un cratere, è molto grande. Allora, anche qui, se uno comincia a cercare il Signore, a dirgli: Signore, io lo so che tu mi dici, no, che probabilmente la via di guarigione sarebbe perdonare, ma qui bisogna dire una cosa molto importante. Noi pensiamo che perdonare a volte significa, tra virgolette, assolvere l'altro come se niente fosse successo. Ma Dio ci dice di perdonare per un motivo ancora più importante che riguarda noi, perché di solito quando tu perdoni, assolvi un altro, cominci a guarire tu, sei tu che ti liberi prima di tutto, al di là di quello che farà l'altro poi. Sicuramente il perdono può fare bene anche all'altro, ma lo fa sicuramente a te. Dio ti chiede di perdonare perché ti vuole guarire a te, perché ti ama, non perché dice: sì, è successo una cosa, ma non è così grave, perdona. No, no, Dio non ti dice di perdonare perché sottovaluta quello che ti è successo o perché ti dice di chiudere un occhio, no, proprio perché Dio sa quello che ti è successo, l'ha preso su di sé in croce quello che ti è successo, l'ha sofferto per toglierlo a te, ti dice: perdona perché così io ti posso guarire. Perché? Perché il grande dolore e il grande risentimento bloccano la fede e allora non ci permettono a volte di ricevere quella guarigione che Dio ci vuole dare. Ecco perché il perdono fa prima di tutto bene a chi perdona, al di là della persona che poi viene perdonata. Per questo Dio il perdono ce l'ha insegnato, per guarire il nostro cuore, perché stasera stiamo scoprendo in maniera magnifica, grazie a Gesù, con ogni cura custodisci il tuo cuore, perché da esso scorga la vita. Perché Dio sa che se il tuo cuore non guarisce, tu non solo non puoi essere felice, ma non puoi a volte neanche guarire fisicamente. Ormai la scienza sta dimostrando come molte malattie iniziano dopo un trauma, dopo una sofferenza che non si è riuscita a elaborare. Si dicono sofferenze psicosomatiche, ma non significa che le persone sono matte. Significa che quel dolore è così grande che ha in qualche modo non solo ha invaso l'anima, ma è in qualche modo si è riversato anche sul corpo, per quanto è grande. E Dio dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. Ecco perché dice: chi cerca il Signore comprenderà ogni cosa, perché Dio ha detto: venite a me, cercami, vieni a me, io ti parlerò e la mia parola ti guarirà. Le mie parole sono spirito e vita, e la guarigione viene attraverso la parola. Poi la parola viene aiutata anche, la parola di Dio prevede anche la collaborazione dei medici, perché la stessa parola dice: quando stai male rivolgiti al medico. Quindi noi seguiamo la parola, è la parola che guarisce, la parola che ci dice di cercare il medico e di pregare per trovarlo e possa essere uno strumento nelle mani di Dio. Quindi abbiamo visto che per guarire il cuore, considerando che, come abbiamo letto nella Sacra Scrittura, quindi lo Spirito Santo che parla, un cuore lieto fa bene al corpo, un cuore triste, mesto, inaridisce le ossa. Allora, quindi il cuore guarisce prima di tutto riconciliandosi con Dio. Quindi se anche tu avessi commesso il più grave dei peccati, non avere paura, buttati nelle braccia di Gesù, vatti a riconciliare. Dio non vede l'ora di liberarti da questa oppressione. Non vede l'ora. Gesù ha detto: colui che viene a me, io non lo respingerò. Colui che viene a me, io non lo respingerò. Quindi vai a Gesù. Gesù non ti respinge, né quando vai a chiedere perdono, né quando preghi, manco quando preghi ti può respingere Dio. E anche se a volte sembra che ti respinge, non è perché ti respinge, ma perché Dio ha bisogno di parlarti. E quindi tu magari gli stai chiedendo una cosa, ma Dio ti sta dicendo: guarda,
magari per avere anche questa cosa prima devi guarire questa cosa nel cuore. Perché? Perché Dio la cosa te la può anche dare, ma se tu non c'hai un cuore guarito, come la userai quella cosa? Io posso portare una bellissima torta a una famiglia come dono, perché vado lì magari insomma, la sera a cena, ma se in famiglia c'hanno tutti quanti la lingua rovinata, anche se io il dono glielo do, quelli non potranno gustarselo. Allora Dio che cosa fa? Dio ti vuole dare sia la torta, ma ti vuole dare anche la lingua per poi mangiartela e poterla gustare. Noi pensiamo che Dio a volte è come un jukebox, basta che dai le cose che gli chiediamo, ma Dio ci vuole rendere felici più di quello che lo vogliamo noi, quindi ci dà sia il dono, se lo ritiene un bene per la nostra vita, ma ci dà anche il cuore per poi poterlo custodire e gustare e tenerlo sempre con noi. Altrimenti magari ce lo dà e dopo una settimana l'abbiamo perso. Vi ricordate l'esempio di San Filippo Neri? San Filippo Neri, come ho detto anche nella catechesi, diceva: la preghiera chiede, la messa strappa. La preghiera chiede, la messa strappa a Dio. E lui sapeva questo, ogni volta che diceva messa, Dio gli concedeva tutto, perché la messa strappa. Perché il sacrificio di Gesù, quindi davanti al sacrificio di Gesù il Padre tutto ciò che è buono lo dona. Allora lui pregò per un giovane che era malato e questo giovane guarì. Dopo che è guarito, questo giovane ha usato il dono della salute per andare a peccare e San Filippo rimase così addolorato e disse: da oggi in poi non pregherò soltanto per strappare le cose buone a Dio, ma chiederò sempre che siano buone anche per l'anima. Perché? Perché Dio fa così, ti dà il dono della salute, ma ti dà anche un cuore affinché quella tua salute tu la possa poi usare bene, perché i doni si possono bruciare e dopo ne devi rispondere in qualche modo anche a Dio, perché tu non puoi pensare che Dio ti dà 3.000 doni, tu li bruci tutti perché non sei capace a gestirli col tuo cuore, non li apprezzi quanto è giusto, e poi dopo pensi che, tra virgolette, noi dobbiamo rendere conto a Dio sia dei peccati che possiamo aver fatto, ma anche di tutti i doni che possiamo aver usato male. Io qua non voglio mettere turbare nessuno. Usato male significa quando uno veramente li dispezza, li usa male. Poi per carità, la debolezza, tutti possiamo essere deboli, possiamo cadere in peccato veniale, cioè quello, per carità, nel senso, no? E però credo che sia chiaro quello che sto annunciando. Dio quando ti dice di no è perché non ti vuole dare solo il dono, ma anche quel cuore per poi poterlo usare bene e potertelo tenere, in modo che la felicità non è soltanto di un momento, ma per sempre. Allora, questo è molto importante saperlo, quindi il cuore guarisce, il cuore che fa lieto il corpo guarisce attraverso la riconciliazione con Dio, attraverso la riconciliazione con gli altri e anche attraverso la riconciliazione con se stessi. L'altro giorno mi ha colpito una cosa, ho preso un Vangelo che è tradotto letteralmente. E quando Gesù dice: se voi perdonerete agli uomini le loro colpe, Dio le perdonerà a voi. Ma la cosa bellissima che ho scoperto, non ci avevo mai pensato, è che la parola perdonate letteralmente significa assolvere. Infatti il sacerdote quando perdona una persona dice: io ti assolvo. Naturalmente quando assolve il sacerdote quella è un'assoluzione sacramentale, il sacramento è una cosa pubblica, ma privatamente quando io perdono una persona che mi ha fatto del male, io la sto perdonando, cioè la sto assolvendo, solo che l'assoluzione del sacerdote è quella sacramentale, quella della Chiesa, per carità, ma la mia è privata, tra virgolette, nel senso che io perdono se una persona mi ha offeso con una gravissima calunnia. Se io faccio una preghiera e dico: Signore Gesù, io nel tuo nome lo perdono, cioè lo assolvo, diciamo che nel mio cuore, privatamente, io ho fatto un atto di perdono vero, che non è quello sacramentale come quello del sacerdote, per carità, no? Però è chiaro quello che voglio dire, però è la stessa parola, solo che di solito si usa perdoniamo proprio anche per non creare confusione, perché sennò insomma, si potrebbe creare confusione, però è la stessa, letteralmente la stessa parola.
Quando tu perdoni una persona, la stai assolvendo. E in qualche modo Dio ascolta quella tua preghiera di perdono e in qualche modo Dio gli concede la grazia magari a quella persona anche di convertirsi per quel tuo atto di carità che hai fatto. Quindi in qualche modo è come se l'assolvesse anche lui, anche se però naturalmente il peccato poi serve, uno se lo deve andare a confessare, sacramentalmente tutto, no? Però il tuo atto di carità che fai, pregare per i nemici, assolverli nel tuo cuore dal male che ti hanno fatto, è un atto di carità, è come una preghiera di intercessione che muove il cuore di quella persona e magari lo spinge ad andarsi a confessare da un sacerdote, a chiedere perdono, tra virgolette, proprio per mezzo del ministero della Chiesa. E queste sono cose potentissime. Quando è che un cuore si vede che sta in salute? Quando è che un cuore è veramente lieto che sta in salute? Quando veramente sa amare Dio e sa amare anche il prossimo. San Giovanni dice: chi odia il proprio fratello è nelle tenebre. Cioè il suo cuore è nelle tenebre, non sta bene. Quando invece lui, San Giovanni dice ancora: chi ama il fratello non inciampa, perché dimora nella luce. Allora, se tu ami Dio e i fratelli, non inciampi, perché il tuo cuore è illuminato da quella luce dell'amore di Dio e tu sei guidato dallo Spirito Santo. Ma se tu decidi di odiare Dio e i fratelli o te stesso, è come se tu scegliessi le tenebre. E Gesù dice: se il tuo occhio è tenebra, quanto sarà grande la tua tenebra? Cioè, più tu stai nelle tenebre, più non ti penti, e più la tenebra diventerà grande, e ti farà male all'anima e ti farà male anche al corpo. Allora uno potrebbe dire qui: ma se questo è vero, allora perché tante persone che fanno tante cose brutte, magari sembra pure che stanno bene di salute? Allora, a parte che questo qui non è vero, l'altro giorno sono rimasto colpito, perché sentendo la TV ho constatato come molte persone, che poi pubblicamente si è saputo che erano delle persone che hanno fatto tante cose brutte, però poi sono rimasto colpito anche da quanto il loro corpo su certe cose invece ha avuto tante anche difficoltà e sofferenze. Il male fa male, come il bene fa bene. Poi San Claudio La Colombière qua dice una cosa incredibile: quando una persona facendo il male sembra stare bene fisicamente e sembra che non viene mai corretta in nessun modo, quello non è un segno che sta facendo bene e praticamente Dio in qualche modo l'approva, no, lui dice che è un segno molto brutto, perché significa che se non risponderà Dio in terra vuol dire che è candidato a una dannazione eterna. Cioè, dato che non avrà pene qui sulla terra, ce l'avrà eterne poi. Mamma mia, non so se me l'ho spiegato bene. E a volte diciamo: guarda quello come sta bene, eppure se salva. No. Se quella persona non viene. San Paolo dice: solo tra virgolette, chi non è figlio. Praticamente i figli vengono corretti da Dio, ma soltanto quelli che non sono figli non vengono corretti. Ma non sono figli significa che rischiano la dannazione eterna, cioè si perderanno per sempre. Quindi non è un segno buono, ma è un segno molto brutto quando una persona fa tanto male e sembra che non viene corretta, quantomeno con le prove fisiche. Allora ecco, questo è molto importante. Allora, tu che stai ascoltando, non avere paura di rimettere in moto il tuo cuore. Lo so che è difficile muoverlo, perché quando lo muovi ti fa male, è come quando uno ha una gamba rotta, se prova a rimuoverla dopo un po' di tempo gli fa un po' male, o tanto male. Però se tu una gamba rotta, dopo che è stata la cominci a rimuovere piano piano, anche se provi dolore, la rimetti in moto, riparte. Così se anche il tuo cuore è molto ferito, è molto abbattuto, cerca il Signore e rimuovi dal tuo cuore tutto quello che può impedire al tuo cuore di pompare bene, cioè di funzionare bene. Quindi rimuovi i peccati, rimuovi i risentimenti, rimuovi anche i risentimenti verso te stesso, perché così il tuo cuore ricomincerà a battere liberamente, il sangue che il cuore pompa arriverà da tutte le parti della tua vita.
La grazia che pompa dentro il tuo cuore arriverà in tutti i posti della tua vita per sanarli. Come quando vi dicevo l'altra volta, no, in un'altra catechesi, che Dio veramente, anche le ossa aride, anche i cuori aridi, Dio li fa guarire. E qual è la parola che gli dice? Alle ossa aride gli dice: ascoltate la parola del Signore. Cioè, chi cerca il Signore comprenderà ogni cosa. Se tu lo cerchi e ascolti la sua parola ti porterà allo Spirito Santo che ti ridarà vita, perché Dio guarisce per mezzo della sua parola. Lo Spirito Santo guarisce per mezzo della parola. Anche Gesù, si dice nel Vangelo, guariva attraverso la parola in certi casi, la sola parola. Oggi leggevo una cosa incredibile di San Paolo, quando mi sembra a Listra stava, vede questo uomo paralizzato, lo guarda, si dice San Paolo lo fissò a questo uomo, vide che aveva fede di essere guarito, vide che aveva fede di essere guarito e gli disse: alzati, è guarito. Allora, quando un cuore ricomincia a pompare bene, quando ricomincia a funzionare, anche la fede si riattiva in maniera speciale e quindi la persona comincia a ricredere nella sua guarigione, comincia a riaspettarsi proprio la guarigione da Dio, perché il cuore gli funziona bene. Quando una persona, allora, quando il cuore funziona bene, noi vogliamo bene non soltanto a Dio e agli altri, ma anche a noi stessi. E la Bibbia dice: chi pecca disprezza se stesso. Quindi chi ama non vuole peccare. Ma nello stesso tempo chi ama si vuole bene e quindi vuole anche guarire, vuole anche liberarsi, vuole anche santificarsi. La liberazione, la santificazione e la guarigione sono un frutto dell'amore. Se io mi voglio bene perché sono tempio dello Spirito Santo, io voglio che il tempio dello Spirito Santo nel mio corpo stia bene, perché dopo l'anima non c'è nessuna cosa creata che è preziosa quanto il corpo. Non c'è nessuna cosa dopo l'anima creata preziosa quanto il corpo. San Tommaso dice che l'universo intero, tutte le creature dell'universo intero, non valgono un solo pensiero dell'uomo. Non a caso, quando Dio ha messo l'uomo nel paradiso, l'uomo dà i nomi a tutte le cose, perché è lui il re della creazione. Dio è il Dio della creazione, colui il creatore, ma il re della creazione è l'uomo. Ecco, questo è fondamentale. Allora, si guarisce riconciliandosi con Dio, con gli altri, con noi stessi, ma poi la vera guarigione arriva quando tu cominci a volere bene a Dio, non solo a riconciliarsi con Lui, ma a volergli bene. E per quanto riguarda Dio, San Giovanni dice: questo è l'amore, Dio osservare i Suoi comandamenti. Tu a Dio, quando gli vuoi bene, osservi i Suoi comandamenti. Tu ai fratelli, se gli vuoi bene, gli fai del bene. Tu, e quindi fare del bene all'altro significa anche desiderare il bene per l'altro. Quando un cuore funziona bene, tu non vuoi soltanto bene agli altri, ma desideri anche il bene per loro. Così questo vale per te. Se tu ti vuoi bene, non soltanto ti vuoi bene, ma desideri anche il bene per te. E per esempio la guarigione è un bene. Noi la possiamo girare come vogliamo. La sofferenza in se stessa non si può dire che è un bene. San Giovanni Paolo II dice che la sofferenza è mancanza di salute, quindi è mancanza del bene. Poi che possa servire per salvare anime, ma il bene è perché si offre a Dio per salvare anime, ma in se stessa non è un bene assolutamente. La salute è un bene. Infatti quando in Giovanni 9,3 Gesù guarisce, mi sembra, il cieco, dice proprio: queste sono le opere di Dio. E là Gesù parlava di una persona malata che viene guarita e lui chiama opere di Dio la guarigione, non il fatto che prima era malato. Dio, le sue opere, l'opera di Dio è la guarigione.
Questo è molto importante, lì Gesù chiama opera di Dio la guarigione, non il fatto che prima era malato. Allora ecco, la vera guarigione completa del cuore non si ha soltanto, allora la riconciliazione serve per togliere, come un terreno, la riconciliazione con Dio, con gli altri e con noi stessi serve per togliere le erbacce, quindi per purificare, in particolare ricevere il dono dello Spirito Santo, ma poi quel terreno purificato va seminato e quindi osservando i comandamenti, quello che ci insegna Cristo e la Chiesa, amando i fratelli come li ha amati Gesù, amando noi stessi e desiderando il bene, e in quel modo il terreno non soltanto viene diciamo liberato dalle erbacce, ma vengono seminate piante nuove di bene che porteranno, quel terreno diventerà un terreno di meraviglioso, dove germogliano frutti nuovi, dove non ci saranno più le erbacce, e se ci sono uno le toglie. Quindi la guarigione del cuore non è soltanto liberarsi da certi, ma uno è guarito veramente quando impara ad amare. Allora, prima di finire, che poi dopo apriremo per le telefonate, cosa significa amare? Così abbiamo tutto il percorso davanti, no? Liberazione del cuore dai pesi, dono dello Spirito Santo e amare. Perché come un cuore è in salute quando pompa il sangue, è bene, così il mio cuore spirituale è in salute quando io amo, come Cristo ci dice da me. Quando invece amo così, zoppicando, vuol dire che il cuore non è proprio malato, ma è infermo, cioè debole. Allora, cosa significa amare? Qui è molto importante spiegare quello che dice il Catechismo, no? Amare significa volere il bene dell'altro. Volere il bene significa amare. Quindi più io imparo a volere il bene, cioè a volere Dio per il bene assoluto, e per amore di Dio a volere il bene dei fratelli e a desiderarlo per loro, e a volere il mio, più io amo. Chi ama vuole il bene, chi non ama vuole il male. E anche la mancanza di bene, in certi casi specifici, no? Le omissioni che cosa sono? Sono mancanza di un bene, e quindi sono un male. Nell'amore bisogna, l'amore riempie tutto, il bene deve essere completo. La Bibbia dice che Gesù faceva le cose e le faceva bene, ha fatto bene ogni cosa. Quindi questo significa amare, volere il bene. E vi faccio un esempio. Un giorno Gesù a Santa Faustina gli ha spiegato quanto era importante l'amore per i nemici. E poi ha fatto questo piccolo esame di coscienza. Dice, vuoi sapere se veramente tu hai perdonato una persona? Allora, la prima cosa, San Giovanni Crisostomo, questo lo aggiungo io, San Giovanni Crisostomo dice, se tu chiedi a una persona, sei disposto a pregare per quella persona? Sì. Sei disposto a pregare, già quello è il segno di perdono. Perché l'amore già comincia a operare in quel cuore. Ma a un certo punto Gesù a Santa Faustina gli dice una cosa ancora più fine in qualche modo. Gli dice, non basta che tu non fai del male a quella persona, ma tu desideri il bene per quella persona. Ecco, guardate, quando io ho letto questa cosa ho detto, mamma mia, è vero, perché io posso non desiderare il male per quella persona, ma dire io desidero che sia benedetta, che desidero un bene per lei, è veramente una cosa che solo lo Spirito Santo ti può far fare. Però questo, se tu con l'aiuto dello Spirito Santo arrivi a desiderare il bene di quella persona precisa, uno di questi beni è anche la conversione, perché la conversione è il primo bene, ma insieme agli altri, per esempio desideri, io tante volte Gesù una volta mi fece fare una preghiera, mi ricordo che per una persona, una persona che per virgolette mi creava sofferenza, a un certo punto Gesù mi fece fare questa preghiera, Gesù benedicila con tutte le benedizioni con cui ha benedetto anche me. Ecco, quello solo Gesù, ma perché altrimenti, però è importante, più il nostro cuore è in sintonia con Radio Spirito Santo,
più il nostro cuore è in sintonia con Radio Spirito Santo, cioè con lo Spirito Santo e con la sua parola, più il nostro cuore funzionerà bene, più il nostro cuore pomperà proprio il sangue di Gesù in tutte le aree della nostra vita, e più noi potremo avere il cuore lieto, ci prenderemo cura più di ogni cosa del nostro cuore, perché da esso scorga la vita. Allora un cuore così veramente scorga la vita, e il cuore la pompa da tutte le parti, attraverso lo spirito dell'uomo, perché si dice che l'anima è l'anima del corpo, ma non lo è soltanto biologicamente, ma veramente la nostra anima vivificata dallo Spirito Santo vivifica anche i nostri corpi, lo dice San Paolo. San Paolo dice che lo Spirito Santo vivifica anche i nostri corpi. Allora ecco, stasera io vorrei veramente che ogni persona, più di ogni altra cosa degna di cura, come dice qui la scrittura, decida di prendersi cura del suo cuore. Io per primo, perché io lo annuncio, perché per ricordarlo prima di tutto a me stesso. Ma non c'è cosa che merita più cura del cuore, perché il cuore custodisce Gesù. Se una persona si disperde, San Francesco di Sal dice una cosa bellissima. Dice, quando qualche passione ti ha rapito il cuore, per esempio l'ira, con dolcezza riportala alla presenza di Dio. Riportala alla presenza di Dio, in modo tale che viene liberato da quella passione, in modo tale che tu riattingi alle sorgenti della vita, cioè alla presenza di Dio, a Dio. Perché se il demonio riesce a rapirti il cuore, dov'è poi il tuo tesoro? Là sarà il tuo cuore. Se il demonio è riuscito attraverso un tra virgolette un'apparenza di tesoro a rapirti il cuore, chi te lo ridà il cuore? Cioè chi, come fai ad avere vita se il cuore tuo viene rapito? Ecco, allora pentiti, dissociati da quel male che hai fatto, dissociati da quello che il demonio ti ha fatto fare, così che tu puoi reinserire il tuo cuore dentro il cuore di Gesù e ritrovare la vita che cerchi. Perché Gesù a Santa Faustina gli ha detto, se una persona fosse imputridita dal peccato, ma veramente va e si confessa pentita, avviene un miracolo di resurrezione, cioè Dio gli ridà la vita come a Lazzaro. Lazzaro erano 4 giorni, era, eppure Dio gli ha ridato la vita. Allora ecco, questo è molto molto importante. E quindi ogni persona che può ascoltare, ricordatevi, quando si deve aiutare una persona a guarire, la prima cosa è come sta il tuo cuore. Dici, no, ma io il problema ce l'ho al fegato, il problema io ho un tumore, che ne so, a... Sì, lo so che tumore ce l'hai, che ne so, alle ovaie. Ma se tu vuoi guarire, la prima cosa è come sta il tuo cuore. Dove sta il tuo cuore? Quando Adamo ed Eva hanno peccato e Dio li ha cercati proprio per recuperare il loro cuore che si era perso dietro le parole del demonio. Dove siete? E loro che cosa facevano? Per la paura si nascondevano, no? Ma il cuore per guarire bisogna non nasconderlo da Dio, ma anzi bisogna averglielo, perché Dio è così dolce e buono che se anche il tuo cuore si è rovinato, Lui te lo risuscita, ti fa un trapianto di cuore nuovo. La Bibbia dice, vi darò un cuore nuovo, e poi dice un'altra cosa, voi mi riconoscerete come Signore, voi mi riconoscerete come Signore, quando io aprirò i vostri sepolcri e vi risusciterò. E tu riconoscerai Gesù come tuo Signore quando tu aprirai i sepolcri del tuo cuore, e Dio proprio lì ti risusciterà. Allora sperimenterai che tutto è possibile a chi crede. Allora ecco, adesso mi fermo, così facciamo spazio, se Dio vuole, alle telefonate,
o ai messaggi, in modo tale che lo Spirito Santo completa questa catechesi come lui desidera. Sì. Allora, lei ha parlato di perdono. Sì. In poche parole, io la seguo da un po' di tempo, l'ammiro e la stimo tantissimo e li voglio tanto bene. Allora, io ormai ho 48 anni, sono invalido, però nel mio passato la mamma era alcolista e papà picchiava la mamma. Ho davanti a me di quelle scene micidiali che non riesco a cancellare. E io dico di perdonare papà, ma ho difficoltà, sì è vero, l'ho confessato, gli ho fatto dire anche delle messe, ma in fondo al cuore ho difficoltà a perdonarlo. Dico la verità, perché ogni volta che lo vedo, a volte mi vengono in mente le scene, o quando magari scatta su di nervi, poi lui non è un cattolico, anzi è tutt'altro, un gran bestemmiatore, robe del genere. E allora guarda, un consiglio sì, a lei. Certo, ti rispondo. Allora guarda, prima di tutto, per grazia di Dio ti fa onore che tu abbia il desiderio di perdonarlo. Perché già questo, secondo me, davanti a Dio è preziosissimo. Poi, secondo me, tu l'hai perdonato, ma qui c'è una cosa da comprendere bene. Tu non è che non l'hai perdonato, ma c'è una differenza tra perdonare e guarire il dolore che è legato a quelle scene. È un'altra cosa. Tu non hai bisogno tanto di perdonare, perché da come hai parlato, se ti poni il problema vuol dire che lo vuoi fare. Ma il problema è che tu hai avuto degli shock così grandi che la tua mente non riesce a elaborarli, è come quando uno non riesce a digerire una cosa, per quanto lo stomaco ci prova, ma è troppo forte, no? Allora in questo caso si può fare in questo modo. Non devi tanto far segnare le messe per tuo padre, tutto quanto, quello sì, per carità, no. Ti devi volere bene, fai segnare una messa, e al sacerdote basta che dici una messa secondo le mie intenzioni, gli dai l'offerta, basta. Poi a Gesù gli dici: Gesù, attraverso questa santa messa, mentre io dormo, durante il sogno, tu entra nel mio cuore e guarisci quello che io non riesco a guarire neanche con tutti gli sforzi che faccio. Ecco, perché questo è molto importante, perché la Bibbia dice: il Signore darà ai suoi amici nel sonno. E nel sonno le nostre resistenze calano e Dio può entrare e ti guarisce quei traumi così grandi che tu con tutti gli sforzi non sei riuscito a cancellare. Però fai così, perché il sacrificio della messa farà sì che tutte le tue immagini brutte, i tuoi dolori verranno presi da Gesù nel sacrificio della messa e verranno sciolti nel fuoco dello Spirito Santo. E Dio ti toccherà mentre dormi, così che non rimani turbato e nello stesso tempo avrai una guarigione enorme. Io una volta ho avuto un'esperienza di una persona che aveva un trauma incredibile, che non era guarito neanche da sveglio, neanche con tutti gli sforzi. Beh, il Signore gli ha fatto fare un sogno che neanche lo psicologo più bravo poteva fare quella cosa. Beh, la mattina si è svegliato piangendo lacrime di dolcezza per la guarigione che aveva avuto. Quindi io pregherò per te, e tutti quelli che ascoltano pregheranno sicuramente per te, perché a parte Dio ti ha dato già il desiderio di perdonare, ma poi perché Dio ti guarisca questi traumi terribili, no? E vedrai che lo farà, vedrai che lo farà. Quindi stai tranquillo che da oggi sei in preghiera, perché io che sono un semplice essere umano, ascoltando questo ho sentito la compassione di Gesù, immagine di Gesù, non vede l'ora di liberarti proprio. Quindi preghiamo proprio per te, caro figlio di Dio, Pace bene. Ecco, Don Roberto, leggo un SMS. Buonasera, Don Roberto. Sto facendo tanto bene, benedico, ma ricevo il male. Il mio cuore fa male. Però Gesù è nel mio povero cuore e lo amo con il cuore contrito di pentimento di tutto. Il Signore è amore e lo amo. Grazie, pace e bene da un'ascoltatrice. Allora, io dico a questa sorella ascoltatrice una cosa importantissima: quello che fai è magnifico, grazie a Dio, però ti dico anche un'altra cosa. E nel Vangelo non c'è scritto soltanto di perdonare, ma il cuore guarisce anche attraverso la correzione fraterna. Allora, noi non siamo tenuti a esporci a tutti i dolori possibili e immaginabili, tanto poi, diciamo, tra virgolette, perdoniamo, no. Perdonare è fondamentale, quello che ho detto resta.
Però c'è da dire che il Vangelo dice anche che Gesù dice: se vedi un fratello commettere un peccato, in particolare se intende il peccato mortale, vai e correggilo da solo. Se non ascolta te, vacci con due testimoni, se non ascoltano anche i testimoni, vacci, diciamo, con la Chiesa, cioè rivolgiti proprio alla Chiesa, no? Cioè alle autorità, no? E, ma noi in certi casi, quando vediamo che il dolore viene ripetuto, reiterato e continuamente, noi possiamo anche prendere per quello che possiamo una sana distanza da queste persone, quindi continuiamo a pregare per loro, se le vediamo ci parliamo, le salutiamo, per carità, ma è giusto anche prendere una sana distanza, come a livello fisico. Se io so che ogni volta che vado, che ne so, in montagna mi prende la febbre, che cosa faccio? Magari se vado in montagna stavo attento, ma cerco di stare a una certa distanza pure. Così noi non siamo tenuti, e i martiri diventavano martiri perché nella situazione ci si trovavano e l'affrontavano, ma di solito non la cercavano. Perché questo è molto importante, quindi bisogna conciliare la preghiera e il perdono, ma anche quello che Dio ci insegna perché queste persone possano anche non commettere più queste cose e anche essere corrette e tutto quanto, perché altrimenti diventa uno stilicidio. Cioè sembra che Dio ci dice ma Gesù dice, ha detto, quando gli danno schiaffo volgi l'altra guancia, ma poi il Getsemani ha detto, quando uno gli ha dato schiaffo a Gesù, Gesù gli ha detto, non è che ha detto ok sì va bene tanto uno schiaffo dammene pure un altro, no, gli ha detto: se ho sbagliato in qualcosa dimmi cosa ho sbagliato, ma altrimenti perché mi percuoti? Non è che gli ha detto mi puoi percuotere tanto io sono Gesù ti perdono tutto, no, perché nessuno ha il diritto di percuotere un altro, Gesù questo diritto non lo dà a nessuno. Quindi se una persona ti percuote continuamente il cuore, per quello che puoi devi anche prendere una sana distanza e le giuste precauzioni per non esporre sempre il tuo cuore a questo martirio, quando è possibile farlo. E grazie veramente, perché queste due domande sono veramente incredibili proprio come approfondimento. Gloria a Dio. Ecco, diamo lettura di un altro SMS. Buonasera, volevo chiedere se non si è perdonati dagli altri e addirittura vorrebbero vendicarsi o lo hanno fatto, e questo ha provocato tanto dolore o ha bloccato qualcosa nella nostra esistenza, come si può reagire? E anche di fronte alla paura che altri blocchi vengano posti? Grazie per la risposta e per la catechesi, Simona. Allora, questa pure è una domanda veramente incredibile, gloria a Dio. Allora, ricordiamoci sempre che la vita non è nelle mani degli altri, ma è nelle mani di Dio e nelle mani nostre. Prima di essere nelle mani degli altri, la vita è nelle mani nostre. Dio ce la mette nelle mani nostre, noi siamo i responsabili, tra virgolette, di come gestiamo la vita, poi vengono anche gli altri, no? Però concretamente, se una persona, la benedici, la perdoni, ma vuole continuare a vendicarsi, in questo caso noi dobbiamo fare due cose. Prima di tutto dobbiamo appunto perdonare, perché prima di tutto in questo modo guariamo noi. E poi, come dicevo anche poco fa, per quello che noi possiamo, se veramente queste persone sono malintenzionate a vendicarsi, dobbiamo anche attivare le giuste precauzioni per stare a una certa distanza, insomma non permettergli di farci questo male, perché noi non siamo tenuti a esporci ai mali così, a meno che non gli permette la provvidenza che ci troviamo proprio in questi mali, allora li dobbiamo affrontare in quel momento, no? Quando Davide ha affrontato Golia, non è che Davide andava in giro da tutte le parti a cercare Golia, è successa la situazione, Davide per dare onore a Dio si è dovuto trovare a scontrarsi con Golia, in quel momento l'ha affrontato, ma non è che se andava a cercare lui. Allora noi non dobbiamo mai cercarci le cose, quando capita Dio ci darà la grazia di vincere. Allora concretamente, quindi perdonare sì, e fare tutto il possibile per fermare queste cose, e poi nel caso invece di vendette fatte attraverso maledizioni, malefici, queste cose qui, la cosa più potente è perdonare. E poi io ti consiglio, una volta al mese fai segnare una messa, e al sacerdote basta che dici una messa secondo le mie intenzioni, gli dai l'offerta, ma una volta al mese fai segnare proprio una messa, perché tu
te le vendette dei nemici si trasformino in benedizioni. Questo lo insegna nell'Antico Testamento, quando c'era quel mago che malediva Israele e tutte le maledizioni per Israele si trasformavano in benedizioni. Allora, fai dire una messa ogni tot, proprio perché tutte le vendette, le maledizioni, i mali degli altri, Dio li faccia concorrere al tuo bene e li trasformi proprio in benedizioni, come è successo a Giuseppe nella Bibbia e così via. Questo è biblico, no? Ricordatevi che noi abbiamo il coltello dalla parte del manico, siamo noi con Gesù che vinciamo tutto. E più perdoniamo, più preghiamo, più facciamo così come ho detto, e più il demonio non ci può fare niente, è vinto da Gesù. Quindi, cara sorella, pregheremo anche per te. Poi, per quanto riguarda i blocchi delle paure, allora sì, è vero che la paura può bloccare nella mente la fede. E la paura che cos'è? È un sentimento che si prova quando ci si sente davanti a un pericolo. Questa è la definizione da San Francesco di Sales. Dice: la paura è il sentimento che emerge quando noi ci troviamo davanti a un male presente, di solito, no? Poi ci sono le paure immaginarie, ma non nel senso cattivo, ma nel senso che ci immaginiamo una cosa futura e ce n'è nella paura del futuro, ma in realtà quel male non è ancora presente, è solo immaginato, no? Allora, qui la guarigione avviene sempre attraverso la parola. Allora, tu devi sapere che la Bibbia dice che Dio non ci ha fatti per avere uno spirito di paura. Quindi quando senti la paura vuol dire che quella lì non viene da Dio e Dio non la vuole. E quindi tu puoi stare con certezza, la puoi prendere come una tentazione, la puoi respingere, però ti devi aggrappare, come dice, sulla tua parola getterò le reti. La parola di Dio dice: non temete, lo dice 365 volte nella Bibbia, una per ogni giorno dell'anno. Non aver paura, non temere. E questo mi ricordo, l'ho letto in un libro, che era proprio, non mi ricordo il titolo purtroppo, poi se magari lo citerò quando mi ricordo. E però è molto molto importante come cosa, cioè noi dobbiamo dire qual è la verità. La verità è quella che mi dice la paura o quella che mi dice Gesù? Ecco, è quella che mi dice Gesù. Se Gesù mi dice non temere, non ti ho dato uno spirito di paura, guardate a me, sarete raggianti, no? Come ha vinto Pietro la paura? Pietro, quando stava a camminare sulle acque, quando guardava Gesù, gli passava la paura. Quando guardava la paura lo ipnotizzava e lo faceva sprofondare nel mare. Quindi la prima guarigione: non devi guardare alle tue paure, non ti devi far ipnotizzare, anche se le senti forti, ma l'unico modo per non farsi ipnotizzare è guardare a Gesù. E Gesù alla Bicarreta, questa serva di Dio, gli ha detto, anzi è la Madonna che gliel'ha detto, e diciamo Gesù attraverso Maria, gli ha detto: più una persona fissa il pensiero in Gesù e lo ama, e più tutti gli altri poteri perderanno forza. Quando i serpenti mordivano gli israeliti, loro guardavano il serpente di bronzo sull'asta che rappresentava Gesù, e fissando Gesù gli altri serpenti perdevano potere. Così noi più fissiamo la mente in Gesù, nella sua parola, e tutti gli altri poteri di conseguenza perdono potere. Quindi non bisogna tanto combattere le paure. Il modo migliore per vincere le paure è guardare a Gesù, ascoltare quello che dice lui, fissare il pensiero su Gesù, su Radio Gesù. Perché se tu fissi il pensiero su Radio Paura, dopo un po' ascolterai tutte le canzoni della paura. Se tu fissi il pensiero su Radio Gesù, dopo un po' ascolterai la pace, che dice Gesù: io vi lascio la pace, vi do la mia pace. E la paura va presa come una tentazione che viene dal demonio. Solo che quando il demonio ti propone di rubare, è più evidente che una tentazione, perché proprio rubare è una cosa cattiva, proprio, è proprio una tentazione. Invece quando ti vengono le paure, dato che la paura ha una specie di, ti dà come una sensazione di protezione, come se ti volesse proteggere la paura dalle cose, ti sembra quasi una cosa buona e tu l'accetti. Invece no, la paura è una tentazione, tanto quando andano a rubare.
se tu la riconosci come tentazione e la respingi, dopo si svelerà come tentazione, perché la paura ti fa credere che ti dice le cose per proteggerti, ma in realtà te le dice per paralizzarti, non per proteggerti. Quindi uno dei motivi per cui si cade nella paura è perché non si riconosce come tentazione, perché le altre è più facile riconoscere come tentazione, la paura sembra più una cosa, invece no. Poi ci sono le paure ragionevoli, naturalmente, che ne so, la paura del fuoco è ragionevole, quindi uno prende le precauzioni per non bruciarsi, ma spesso le paure che vengono e ci paralizzano non sono ragionevoli e per cui vanno riconosciute come tentazioni e respinte proprio. Ecco, accogliamo una telefonata. Concetta, prego. Eccoci, Concetta. Lodato Gesù Cristo, sono la signora di oggi. Quello che ci siamo sentiti, io sto ascoltando attentamente quello che lei ha detto, anche io mi trovo col perdono, ma non vogliono essere perdonati. Non mi possono vedere, mi sta facendo di più e di tanto. Mi stanno rovinando la salute. Allora, sì, adesso la rispondo. A volte capita questa situazione che tu dici, cioè non è che non vogliono essere perdonati, non accettano il perdono, praticamente lo rifiutano, no? Allora, guardiamo a Gesù, come facciamo a stare bene e a non ammalarci appunto davanti a un dolore del genere, no? Guardiamo a Gesù, quante volte Gesù c'ha delle persone che lui vorrebbe perdonare e per 10, 20, 30 anni non accettano il perdono, no? Come si comporta Gesù in queste situazioni? Allora Gesù fa una cosa molto importante, continua a pregare per loro, e continua a sperare che si pentiranno e accoglieranno il perdono, però c'è un'altra cosa che ti devo dire. San Francesco di Sal dice che a un certo punto non bisogna più perdere tempo con questa situazione, quindi uno continua a pregare, se ne prende una la preghiera, ma bisogna non più permettere a questa cosa di invaderti il cuore così tanto da mandarti in tilt, da non permetterti più di fare il bene. Perché il demonio che cosa fa? Usa questo dolore per farti andare così in scoraggiamento, così in malattia, che poi non riesci a fare più neanche il bene alle altre persone, neanche a te stessa, neanche più verso Dio. Allora quindi è giusto pregare, è giusto e offrire il dolore a Gesù, ma a un certo punto bisogna prendere la decisione non di fregarsene, non intendo questo, ma la decisione però di non permettere più a questa cosa di infartuarci il cuore, perché il nostro cuore è fatto per Dio, non per queste persone. Prima di tutto è fatto per Dio, allora prima di tutto lo dobbiamo usare per amare Dio e per amore di Dio anche queste persone, ma non al punto tale che per queste persone andiamo in crisi al punto da ammalarci, perché questo qui è uno stratagemma del demonio, perché come dicevo prima nella lettura, uno spirito depresso inaridisce le ossa, cioè il demonio sta cercando di farti ammalare attraverso questa cosa. Allora no, devi dire a Gesù: Gesù, io per amore tuo voglio perdonare, prego, ma per amore tuo voglio anche volermi bene, quindi non voglio più permettere a questa cosa di farmi ammalare. Concretamente pregheremo per te, perché tu riesci a fare questo, a mantenere un cuore aperto a loro fino a quando accetteranno la riconciliazione, ma nello stesso tempo mantieni un cuore aperto anche alla salute, in modo tale che non ti ammali. Noi pregheremo per te, ti sosterremo, cara Concetta, proprio perché tu possa fare questi due beni, riavere la riconciliazione ma stare anche bene, perché tutte e due cose Dio te le vuole dare, perché Dio è venuto per salvarci, per aiutarci, non per farci ammalare. Quindi non ti preoccupare, che ti aiutiamo anche noi nella preghiera e pregheremo anche per queste persone. Ecco, grazie Don Roberto. Do lettura di un altro SMS. Io non sono depressa, ma le cose che mi capitano mi fanno perdere la speranza di uscirne fuori. Quindi mi butto giù moralmente ed ecco la depressione. So che Gesù vuole aiutarmi, però sono troppi anni che combatto. Non capisco perché tutto questo tempo e quale disegno ci sia su di me. Cosa significa custodire il cuore? In che senso devo custodirlo? Io non accetto le cose cattive, ma mi capitano sempre.
non appena finisce un problema se ne subentra un altro. Chiedo perdono al Signore perché io non trovo risposte, quindi mi scoraggio e spesso mi arrabbio con Lui. Amo il prossimo e dal prossimo prendo sempre brutte delusioni. Sono in un momento fortemente negativo. L'SMS è anonimo. Allora sì, cara figlia di Dio, qua ti dico una cosa molto importante. Qua dobbiamo, perché la tua situazione è molto molto delicata, comprendiamo, perché dopo tanti anni non è facile mantenere la speranza, però quello che ti abbatte la speranza non è soltanto quello che ti capita, ma sono due cose che hai detto tu. Una è la rabbia che ti viene e secondo appunto è il sentimento dello scoraggiamento. Queste due cose attaccano la speranza, sono come due tarme proprio, no? Allora, custodire il cuore significa che tu, Sant'Ignazio dice, quando non puoi cambiare le cose, cambia te stesso. Allora, ti devi rafforzare contro questi due sentimenti, contro la rabbia, cercando di rafforzarti nella pazienza, e anche noi pregheremo per te perché ci riesci, e contro lo scoraggiamento, rafforzandoti nella fiducia in Dio. Questo lo farai adesso da sola, perché sicuramente sei di buona volontà, perché si capisce dal messaggio, ma pregheremo anche noi per te. Nella Bibbia quello che tu dici è capitato, e a volte le persone non capiscono perché Dio permette tutte queste lotte per tanti anni, no? Io ci ho fatto proprio una catechesi su questo qui, e in particolare c'è proprio, mi sembra, dal libro di Giosuè, quando si dice che Dio non toglieva subito i nemici davanti al popolo, perché in questo modo gli insegnava a lottare affinché, lottando, Israele entrasse in possesso non soltanto di una parte della terra, ma di tutta la terra promessa, e alla fine, avendo lottato, ne entrava in possesso completamente, e quelle bestie, sterminandole più lentamente, venivano sterminate completamente, in modo tale che il possesso rimaneva a Israele e quelle bestie alla fine erano distrutte. Quindi se Gesù ti sta facendo combattere è perché ti vuole dare un'eredità grandissima e le bestie le sta sterminando piano piano, non perché non ti ascolta, ma perché una volta che la sterminate piano piano non si potranno riprodurre, in modo tale che la tua felicità sarà certa, nessuno te la potrà più togliere. Quindi noi preghiamo per te perché tu possa sperimentare proprio questa parola che ti ho detto, come la sperimentò nell'Antico Testamento il popolo di Israele. Se Dio ti sta facendo aspettare è perché ti deve dare un possesso più certo, dove non si possono più riprodurre le bestie selvatiche, cioè i demoni, in maniera tale che tu poi la felicità che acquisti l'avrai per sempre, non soltanto per qualche anno, ma diventerà stabile sia in questa terra e sia nell'altra vita. E noi pregheremo perché tu possa realizzare questa promessa di Gesù, perché se ti sta permettendo una prova del genere è perché ti vuole dare anche la ricompensa, questo è certo. Però stai attento in particolare, perché il demonio in questo dolore cerca di trasformarti il dolore o in rabbia verso Dio o in rabbia verso te stessa, che in realtà si chiama scoraggiamento. La tristezza è una forma di rabbia, solo che è una forma di rabbia che invece di rivolgerla verso gli altri la rivolgi verso te stesso. Quindi attenta alla rabbia, perché è il modo che usa il demonio per abbatterti. Man mano che vincerai la rabbia, vincerai tutta quanta la battaglia. Vedrai, cara figlia di Dio. Pace e bene. Accogliamo Rita, prego. Buonasera, don Roberto. Salve. Sì. Dunque, io vorrei dire soltanto questo, che sono tanti anni che subisco maltrattamenti da mio marito. Ho provato di tutto, l'ho portato in chiesa, preghiamo in casa, tutto, però ai suoi momenti di fronte ai quali io non riesco a fare niente. E tutto questo stato di cose mi ha portato a chiudermi sempre di più me stessa, e tutto questo stato di cose ha anche influito sulla mia salute. E soprattutto non riesco più a perdonare, a credere in mio marito, per avere fiducia in lui e soprattutto per perdonarlo. Vorrei che consigli, per favore, grazie. Sì, allora cara Rita, fatti dare il mio numero da Radio Mater,
e mandami un audio dove mi spieghi tutto meglio, così possiamo parlare in privato poi, cioè ti posso rispondere in privato, perché Dio ci dice di essere pazienti, di sopportare, ma non ci dice, anche la Chiesa nel diritto canonico prevede che in casi gravissimi si devono prendere anche certe decisioni, perché uno non può permettere a un marito di farsi magari anche usare violenza o anche se solo verbale tutta la vita così, quindi però preferisco parlarne magari in privato perché è una cosa molto delicata. Allora fatti dare il mio numero da Radio Mater in modo tale che poi mi mandi un audio e ce ne prendiamo cura in maniera molto specifica, perché è certo che ti senti così e che ti senti quasi ammalata, ma è normale perché il tuo cuore non ce la fa più e quindi, come dice lì, un cuore depresso secca le ossa. Però non ti preoccupare che Gesù ti aiuterà, noi già ci cominciamo a pregare tutti, e perché appunto Dio ci dice di essere pazienti e sopportare, ma ci dice anche in certi casi che bisogna prendere e affrontare la cosa in maniera determinata, sempre come insegna Cristo e la Chiesa, ma anche prendendo certe decisioni, perché non si può permettere a una persona di rovinarti la vita e la salute completamente, questo no. Questo sarebbe se non un peccato verso te stessa, oltre che verso Dio poi. Comunque, fai così, mandami la cosa in privato, così ce ne prendiamo cura, proprio come ci insegna che Gesù è la Chiesa. E ora, Don Roberto, abbiamo un altro SMS. Don Roberto, volevo chiedere che mia figlia, avendo preso parte all'occulto, non vuole per ora pregare. Se posso fare io al suo posto le preghiere per guarire il suo cuore indurito. Poi un altro SMS, buonasera Don Roberto, sto facendo tanto bene, benedico, ma ricevo il male e il mio cuore fa male. Pace e bene, sono Patrizia, non riesco a perdonare e soffro di attacchi di panico. Ecco questi due SMS, grazie padre. Allora sì, allora parto dall'ultima. Sì, il fatto di non riuscire a perdonare, quello è perché la rabbia, in certi momenti, dato che non si riesce a sciogliere, può succedere che si trasformi anche in paura, no? Quindi anche in attacchi di panico, perché ti fanno sentire appunto male. Comunque, in questo caso, fai anche tu segnare proprio una messa chiedendo che Gesù ti guarisca durante il sonno, perché significa che il tuo cervello non ce la fa a elaborare certe cose per quanto sono dolorose. E quindi praticamente hai bisogno che lo faccia Gesù mentre tu dormi. È come quando un malato gli si fa l'anestesia per non fargli sentire dolore e si opera. Ecco, chiede a Gesù che ti faccia l'anestesia mentre dormi e ti operi in modo tale che non senti il dolore, così puoi guarire. E noi pregheremo per te perché avvenga questo miracolo. Per quanto riguarda l'altra situazione, certo, cara mamma, hai dato proprio un consiglio meraviglioso. Certo che le rinunce, le preghiere le puoi fare anche tu a posto suo. Per esempio esistono quelle che sono chiamate le preghiere, le rinunce battesimali forti, che le puoi fare tu a nome di tua figlia, in modo tale che l'aiuti a pentirsi, a tornare a Dio. Però certo che le tue preghiere le puoi fare anche tu per lei, perché questo la aiuta sicuramente a sganciarsi il cuore da questi mali e a tornare più possibile presto a Dio. Quindi è un'ottima, è un'ispirazione dello Spirito Santo proprio. E poi ti consiglio di dire per lei la coroncina della misericordia, perché Gesù ha detto proprio, no? Che quando si prega quella corona, lui tocca proprio le anime, no? Quindi ecco, ringraziamo proprio Dio perché ci ha fatto fare una catechesi meravigliosa per sua gloria. E adesso credo che, vi do la benedizione, credo che sia terminato il tempo. Sì, padre, grazie. Sì, allora il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione di tutti gli angeli, i santi, le anime del purgatorio, questa benedizione scenda su tutti, anche chi non ha potuto chiamare e ha bisogno, perché ogni nostro dolore per mezzo di Gesù si trasformi in gioia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti nella divina volontà.